Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa sottopone alla nostra attenzione il tema principale che abbiamo approfondito nell'omelia di ieri sera del lebbroso e in generale della malattia della lebbra. Faccio una piccola, brevissimo riassunto, perché a fianco a questo tema ce n'è un altro, che è quello affrontato della seconda lettura, che è specularmente opposto. Perché mentre con il tema della lebbra, sapete che la lettura della lebbra, questa malattia deformante classica, era intesa come la lebbra è per il corpo ciò che il peccato mortale è per l'anima, come la lebbra deforma e rende orripilante il corpo dell'uomo, così il peccato proprio distrugge e deforma la bellezza interiore della nostra anima. E come Gesù ha guarito il lebbroso dalla malattia del corpo, così è l'unico può guarirci dalla radice profonda di ogni male, che è il peccato grave, spiegando anche come padre della Chiesa, tra i peccati gravi, diciamo così, simboleggiati dalla lebbra, identificavano particolarmente due brutti peccati, uno molto attuale e uno un po' meno oggi considerato, che è il peccato impuro, i peccati contro il sesto comandamento, e l'eresia. Secondo i padri della Chiesa erano i due peccati maggiormente, diciamo così, simboleggiati dalla malattia della lebbra. Quindi il tema del peccato è Gesù che si è fatto peccato, Gesù crocifisso per noi, perché esteriormente ha assunto proprio la forma deforme di un lebbroso, per risanarci dalla lebbra interiore che tutti più o meno ci portiamo dietro. La seconda lettura invece è un capolavoro, sono pochissimi versetti, avete i foglietti e vi invito a riprenderli così la seguiamo insieme, perché è un tema specularmente opposto. Mentre la lebbra, come dire, descrive la condizione del peccatore con la P maiuscola che sta veramente in una situazione disastrata, San Paolo dà una brevissima lezione di invece come dovrebbe io, un figlio di Dio degno di questo nome, quindi chi ha, diciamo così, risolto i problemi con una vita di opposizione alla volontà di Dio, che sta già dentro quindi la sua amicizia e la sua grazia e vuole sinceramente tendere alla santità. Allora San Paolo comincia dicendo così: fratelli, sia che mangiate, attenzione, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, qualsiasi, in greco è proprio tutto, adesso farò un pochino di esempi, dalle azioni più ordinarie a quelle più elevate, fate tutto per la gloria di Dio. Se noi prendessimo questo versetto e ci dimenticassimo tutto il resto della Bibbia, tutte le vite, tutto questo, soltanto questo qui, e ci sforzassimo di metterlo in pratica, vi dico subito, diventeremo santi in brevissimo tempo. Perché fare tutto per la gloria di Dio, oggi questo termine un tempo era un pochino più in auge nella spiritualità cattolica, no? Però in termini più semplici significa questo: fate tutto per fare contento il Signore sotto i suoi occhi, cioè qualunque cosa tu stai facendo, tu stai dicendo, tu stai pensando, basta che ti chiedi: ma Gesù che mi vede, capite? Noi dobbiamo sempre pensare, non dobbiamo pensare questa cosa come una cosa brutta, capite? Come se ci avessimo la telecamera dall'alto del cielo che ci scruta e ci controlla. Però Dio è fatto così, cioè Dio non può non vedere tutto. A catechismo, ragazzi, qui qualcuno è presente, quest'anno stiamo ripassando alcune cose, quando si dice che Dio è onnisciente, che è vero, in termini, come dire, dottrinali si esprime, Dio sa ogni cosa, anche i nostri pensieri, e non può non saperli, cioè quello che state pensando adesso, che io sto parlando, Dio lo sa, anche le reazioni interiori, che dice Don Leonardo, è matto Don Leonardo, che bello quello che dice Don Leonardo, tutto quello che ci passa per la testa, Dio lo sa. Allora, cosa dice San Paolo? Attenzione, ogni cosa che tu fai, pensa, Gesù è contento di me? Esempio, no? Se io sto pensando male del prossimo, dico: ma guarda questo che cafone che è un pensiero che piacerebbe a Gesù questo qui? Non credo. Se io sto dicendo una parolaccia, una vulgarità, dico: ma Gesù è contento di questo che sto dicendo? No. Se io sto facendo una cattiva azione e penso: ma Gesù è contento? No. Allora, capite? Se noi facessimo questo, fossimo capaci di essere così presenti a noi stessi e
soprattutto presenti a Lui, cioè perché Lui è sempre presente a noi, ma noi non sempre siamo presenti a Lui, basta. E attenzione, per fare questa cosa dovremmo imparare bene ad ascoltare il nostro cuore, la voce della nostra coscienza, perché se noi vivessimo un pochino più, un pochino meno dissipati, un pochino meno di corsa, un pochino più attenti, fateci caso, perché voi tutti quanti siete creature di Dio, fatte da Lui a sua immagine e somiglianza, e al cuore di ciascuno di voi, fosse anche la creatura più semplice, più umile, più povera del mondo, Dio parla. Se voi entrate in voi stessi, non c'è bisogno di dire prediche di Leonardo, non serve, perché se uno fa attenzione e si ascolta, quando sta facendo qualcosa che non funziona, la voce della coscienza lo rimprovera, glielo dice. Solo che noi siamo liberi, diciamo, chi se ne importa lo faccio lo stesso. E così quando fai qualcosa che al Signore piace, tu te ne accorgi, perché ti senti bene, ti senti interiormente sereno, ti senti interiormente gioioso, ti senti che hai fatto la cosa giusta. Non è tanto difficile. Ecco perché San Paolo invita in questo modo. Per esempio, sia che mangiate sia che beviate, quanti di noi, perdonatemi se metto un ditino in qualche piaga, prima di mangiare e dopo mangiato fanno il segno della croce e ringraziamento del Signore. Io tra poco, no? Adesso durante la messa domenicana non si sente perché il coro canta, ma quando c'è l'offertorio dico al Signore: benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, attenzione, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, e poi lo offriamo al Signore, perché quello è il pane che diventerà consacrato, no? Ma il pane che noi mangiamo a tavola è frutto della provvidenza. Lo riconosciamo questo oppure no? Ringraziamo il Signore che anche oggi si mangia oppure no? Capite? Altro esempio, attenzione a questa cosa qui, che è molto più seria di quanto si pensi. Sempre per quanto riguarda il mangiare il bene, guardate le cose così ordinarie. Buttiamo con facilità il cibo sprecato al secchio? Lasciamo le cose nel piatto? Noi non ci pensiamo a queste cose qui, ma sprecare una cosa è peccato, perdonatemi se sono così chiaro e lampante. Le nostre nonne, almeno le mie nonne e bisnonne, raccontavano che se cadeva una mollica di pane per terra, non so se anche le vostre nonne ve l'hanno raccontato, si mettevano in ginocchio, raccoglievano la mollica, prima la baciavano e poi se la mangiavano, perché non si spreca la grazia di Dio. Io già altre volte l'ho detto, rimasi molto sconvolto, chi vuole vederlo, finita la messa, venga in sacrestia, che c'ho ancora le fotografie. Qualche anno fa visitai a Roma la mostra organizzata dalla FAO sulla alimentazione del mondo, e lì vidi, prendetevi forte, voi sapete che con le cose che noi uomini sprechiamo ogni anno si sfamerebbero 3 miliardi e 200 milioni di persone, con le cose che noi buttiamo al secchio. Capite? 800 milioni di persone muoiono di fame ogni anno, 3 miliardi e 200 milioni di persone sarebbero sfamate se noi non buttassimo al secchio niente e non sprecassimo nulla di quello che abbiamo. Non è un'indagine fatta dai preti, è un'indagine fatta dalla FAO, che è un'organizzazione mondiale laica. Capite? Quindi, hai visto la gente che dice: ah, Dio è cattivo, non esiste perché fa morire fame i bambini. Quando saremo morti, nostro Signore prende l'analisi della FAO, gli dice che sono stato cattivo io, guarda perché sono morto tutta quanta questa gente, quante volte hai buttato al secchio le cose che hai avanzato, quante volte hai lasciato le cose sul piatto dicendo non me va più, e andato a finire al secchio. Capite? Sia che mangiate, sia che vediate, fate ogni cosa per piacere a Gesù, perché anche il gesto del mangiare, cioè noi mangiamo rendendo grazie, mangiamo una cosa buona, le cose buone sono segni dell'amore di Dio, noi lo ringraziamo, le ringraziamo di queste cose buone, perché le cose buone che ci mangiamo le accomoda Lui, la creazione l'ha fatta Lui, però dobbiamo prenderle con rendimento di grazie, ringraziandole senza sprecarle. Questo significa che quando mangiamo piaciamo al Signore, facciamo ciò che gradisce al Signore. Poi ancora continuo, attenzione, non siate motivo di scandalo, dice, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Voi sapete, lo scandalo è il cattivo esempio. Noi cristiani viviamo inevitabilmente sotto i riflettori, perché la gente ci guarda. Noi preti ci guarda due volte tanto,
oltre che essere cristiani sono pure preti, quindi stiamo doppiamente sotto pressione. Chi possiamo dare cattivo esempio? Per esempio alla Chiesa di Dio, agli altri nostri fratelli e sorelle nella fede, che magari vedendo una cosa brutta che noi facciamo esteriormente dice: ma guarda questo, fa il prete e fa così, ma guarda questo, va a messa la domenica e fa così, ma guarda questo, peggio ancora, va a messa tutti i giorni e fa così. E dobbiamo fare attenzione. Possiamo dare scandalo ai greci? Chi sono i greci? I pagani, le persone che sono lontane da Dio, e invece possiamo dargli un buon esempio, capite? Adesso poi vedremo come si dà un buon esempio. Oppure a quei tempi c'era anche il problema dei giudei, perché nei primi tempi del cristianesimo c'erano quelli che erano già cristiani, quelli che erano pagani, e poi c'erano quelli che venivano dalla religione giudaica che dovevano passare al cristianesimo secondo la volontà di Dio, che non dovevano essere. Quindi non bisognava dare cattivo esempio ai giudei dicendo: ah, avevamo ragione noi, Gesù Cristo non era il Messia ma era un impostore, quindi abbiamo fatto bene a farlo fuori. Quindi è un tema importante, noi dobbiamo sempre pensare che stiamo agendo sotto lo sguardo delle persone, no? E che cosa aggiunge San Paolo? Io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti perché giungano alla salvezza. Allora, quindi mi permetto di evidenziare anche, io penso, un buon esempio che deve essere lentamente compreso, che sta dando anche l'attuale pontefice alla Chiesa. Avete visto cosa fa il Papa? Il Papa incontra tutti, cerca di andare, come dire, amorevolmente verso tutte le persone. A volte viene travisato questo suo comportamento, perché dice: ah, ma così va, così sembra che siamo tutti quanti uguali. Ma non è questo il senso. Cioè, il senso è: io sono discepolo di Gesù, sì, cosa mi ha insegnato Gesù? Ad amare Dio con tutto il cuore e ad amare il prossimo, ad essere, come dire, possibilmente accogliente, accondiscendente. Certo che se una persona sbaglia non gli dico bravo, cioè piacere a tutti in tutto non significa accondiscendere il prossimo nel male. Però se tu vuoi farti prossimo di una persona, cioè se devi fare un gesto di carità, se devi aiutare qualcuno, se una persona sta morendo di fame, perdonate sono piano, che quello è bianco, è nero, che è cattolico, che è ebreo, che è musulmano, che è scienziato, sta sempre a morire di fame, capito? E allora gli dai la mangiare e basta. Se è una persona che è disperata, d'accordo, che sta soffrendo, c'ha bisogno di una parola di conforto, cioè, scusate, ma se è musulmano, no, non ci posso dire una parola di conforto perché è musulmano, ma che discorsi sono questi qua? Ma pensiamo che Dio fa così? Tu gli dici intanto una parola di conforto senza neanche obbligarlo, perché poi magari lui, vedendo questo buon esempio che tu gli hai dato, dice: ah, ma allora è vero che i cristiani sono buoni, ah, ma allora è vero che Gesù ama tanto gli uomini, e può darsi che ti venga il pensiero di dire: è chiaro che se tu fai una cosa di questo genere ti presti ad essere frainteso. Ma questo è successo anche a Gesù, vi ricordate? Gesù andava a mangiare a volte con gli amici di Matteo. Chi erano gli amici di Matteo? Erano pubblicani, era gente che andava a prostitute, perdonatemi se sono così, ci andava veramente, non ci andava di scherzo. Allora Gesù va lì e dice: ah, guarda che razza di gente. Ma Gesù non andava con loro per dirgli: bravi, continuate ad andare a prostitute. No, andava con loro per tendergli una mano. Qualcuno quella mano l'ha presa, qualcun altro quella mano non l'ha presa, ma il massimo danno che hai fatto è che quello è rimasto come era prima. E magari però qualcuno ne è salvato. Vedete cosa dice San Paolo? Mi sforzo di piacere a tutti in tutto, ovviamente entro i limiti del possibile, senza cercare il mio interesse ma quello di molti perché giunga alla salvezza. Cioè è lo stile che uno ha, no? Ecco, cosa ci aspettiamo noi oggi, per esempio, dalla Chiesa, dai vescovi, dai preti? Non ci aspettiamo questo? Quali sono le cose che subito fanno urtare le persone? Se vedi una persona che è scostante, distante, un po' troppo così, no? Ecco, però a volte per pericolo contrasione è troppo alla lancia, ah, ma questo è, capite? Però lo stile è questo qui. Cioè, allora, vivere sotto gli occhi di Dio, cercando di piacere a Lui in tutto, e sapendo che anche quando io sono accondiscendente verso le altre persone, accogliente, amorevole, aperto, lo faccio sempre per amore di Dio, perché il fine è che guardando me e il mio buon esempio, e sapendo che io sono un prete o un cristiano per voi, questo dice: ah, ma quanto è bello Dio, ai cristiani che sono così, ma poi ci voglio io pure io. Guardate che in questo mondo, per come siamo venuti, se non diamo questa testimonianza, in chiesa non ci ritorna nessuno. Io sono convintissimo di questa cosa qui, capite? Perché
una volta che tu una persona gli hai mostrato l'amore di Dio, poi gli potrei anche parlare tante cose, potrei anche dirgli le esigenze del Vangelo che sono molto impegnative, capite? Ma se la persona c'ha già una montagna di pregiudizi, di preconcetti, tra orecchie dietro con un'altra riesce. Allora oggi, ecco perché mi sono soffermato su questa lettura, quando l'ho vista dico mamma mia, qui sta l'insegnamento fondamentale, ci devo fare una predica soltanto su questo, subito, perché sono cose assolutamente fondamentali e quanto mai attuali per il nostro tempo. E sentire che dice San Paolo questo mi fa mente sotto terra a me, perché dice diventate miei imitatori, quindi io lo voi con esempio come io lo sono di Cristo. Voi pensate che ogni prete, vescovo e papa, tutti in quanto rappresentanti del ministero apostolico di Gesù, dovrebbero dire queste parole senza essere superbi, perché non è che San Paolo è superbo, è tanto parola di Dio. Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. In queste parole c'è una bella invito all'esame di coscienza a tutti i rappresentanti del Signore, perché se non vivono così sotto gli occhi di Dio, pieni di amore e di sana condiscendenza verso il prossimo, le cose non funzionano e il credo si disperderà e le persone non torneranno alla fede. Basta, mi fermo perché abbiamo già abbastanza su cui pensare. Chiediamo alla Madonna, che aveva questo stile, la Madonna viveva sempre sotto gli occhi di Dio, ha fatto sempre quello che tutto piaceva al Signore, e proviamo anche a immaginarci, ma se uno conoscesse la Madonna, la Madonna secondo me com'è? È gradevole la presenza della Madonna oppure no? È buona la Madonna oppure no? Se ti incontra una Madonna che fa? Ti si mangia le parolacce? Oppure è materna, gentile, accogliente, affettuosa, che ti mostra il volto più bello di Gesù? Ecco, anche le anime mariane, non ci stanno alcune anime che sono sinceramente mariane, ma sono troppo arrabbiate. Dico, guarda che la Madonna non è così, cioè la Madonna è contenta della tua devozione, però cerca un attimo di assomigliargli un po', perché se questo è lo stile del cristiano, la Madonna ce l'aveva all'ennesimo livello. Qui chiediamo a Maria Santissima che tutti noi ad essere trasformati ad immagine sua e di suo figlio Gesù, per diventare uomini che vivono al suo cospetto e che sono soprattutto testimoni credibili di Gesù e del suo Vangelo. Siano lodati Gesù e Maria.